Parliamo un po', chiacchieriamo un po' insieme. È un casino di tempo che non lo facevo e a volte serve. Crazy. Bentornati in un nuovo video. Allora, prima di tutto, vi piace questa nuova angolazione? Non è la postazione, la postazione è sempre la stessa. Qui io sul letto, però ho, insomma, questa è un'altra angolazione della camera praticamente. Mi piace perché sono molto più comoda, perché prima ero praticamente da questa parte, sul bordo del letto. Adesso sono proprio sopra e posso fare cose tipo così, così, perché... E niente, tranquilli perché torneranno anche le In Secret Week, parleremo di tante cose insieme. Questo mese sarò più presente e il motivo per cui io è un po' tutto l'anno. Che sono un po' meno presente. Chi mi segue davvero l'avrà capito. Cioè, oddio, a volte non mi arrivano proprio le notifiche, ragazzi. Lo so per certo. A volte il video non appare manco in home. Ci sono dei casini pazzeschi. YouTube quest'anno ha seguito proprio come posso dire, la strada del 2020. Si è fatto completamente risucchiare dal vortice del 2020 perché è pieno di casini. Però, comunque, di base sono stata anche io molto meno presente rispetto al solito. Perché è stato un anno strano per tutti, per motivi chiaramente seri e molto più validi. Però questo per me, chiaramente avrete capito che quest'anno sono stati 10 anni. A febbraio, 10 anni dal mio primo video ufficiale. Voglia di fare video per condividerli. Poi qualche anno dopo è arrivata anche la monetizzazione. Ma all'inizio non si guadagnava chiaramente nulla. Non sapevamo neanche come utilizzarla. Le youtuber e gli youtuber della vecchia guardia lo ricorderanno. Sapevamo che farcene. E poi piano piano negli anni le cose chiaramente si sono evolute. Ed è anche il mio lavoro. Però quello che dico sempre. Io credo che chi mi conosce da tempo avrà le scatole piene. Questo qui è un tipo di, come posso dire, hobby, che chiaramente è anche un lavoro e tendo a dirlo perché ci pago le tasse e i liberi professionisti mi capiranno. So che mi sentite. È anche qualcosa che è partito come un hobby e che era piacevole, no? Il bello di fare video in questo caso, di avere costruito una community che mi segue da anni e anni e che è aumentata sempre di più, poi con alti, bassi, ma chi se ne importa, fa parte del gioco, la bellezza è proprio quella di fare qualcosa che ti piace, no? Quando ho, diciamo, avuto dei blocchi, perché magari non era un periodo buono per me in generale nella mia vita, a parte YouTube, si è sempre riversato un po' su questo, perché non è come un lavoro, come lavori che facevo prima, non so, che ho fatto prima nella mia vita, la commessa, la barista, sono lavori che tu ti alzi la mattina e ci vai. Quando, diciamo, passa del tempo e ti costruisci una community come questa su YouTube, lato creativo, nel senso la voglia di farlo, conta. E io continuo a dire che conoscendomi, facendo questo lavoro ormai da anni, mi accorgo anche delle persone che in quel momento, altri youtuber intendo, stanno facendo quel video ma non ne avevano voglia. Lo stanno facendo perché devono completare la loro... insomma, l'obiettivo del giorno, e li stimo moltissimo perché vuol dire avere perseveranza. Io invece sono un pochino più instabile, nel senso che io sono mossa proprio dalla creatività, dalla voglia. Non c'è un video in cui io non avevo voglia di girare, di filmare, di pubblicare quel giorno. Ed è sempre contato tantissimo. Quindi questo anno è stato un po' strano perché è un po' quello che è accaduto nel mondo, a tutti. Chiaramente cose ben più gravi di queste. E tante altre cose hanno un po' spento la creatività e la voglia. E quando io non ho voglia, mi vedete quando veramente voglio esserci. Mi andavo di fare questa chiacchierata perché appunto per spiegarvi, molti me lo scrivono, mi dicono Nadia, ti vediamo sempre di meno, ci sono, è solo che lo spirito creativo quest'anno è chiaramente più difficile da trovare. E poi ci sono momenti in cui invece ho voglia, tipo mi sento quasi in colpa perché ho detto cavolo, cioè non ho girato neanche un video, adesso ho voglia, ne voglio fare 10. Sono molto emotiva sotto questo punto di vista. Se siete un po' come me, mi capirete. A parte questo, niente, tutto bene, meno male, dati i tempi. Sappiate che stiamo vivendo, secondo me, proprio la storia. Nel senso che non sarà solo, secondo me, un evento che un giorno, fra tanti anni, i nostri figli, nipoti, che ne so, altre generazioni studieranno, comunque leggeranno nei libri di storia. Secondo me stiamo proprio vivendo una sorta di, cioè stiamo oltrepassando una linea, no? Un'era, sta cambiando un'era, secondo me. E spero che sia in positivo, perché tutto quello che si sta sviluppando, anche per quanto riguarda, non so, l'ambiente, adesso si pensa molto di più alla qualità dell'aria. Io spero che, insomma, queste cose, insomma, prenderanno piede e sarà come una linea
che delimita il passato dal futuro, cioè da quello che noi vivremo nei prossimi anni. Per il resto, niente. Io so che mi seguite su Instagram, ieri ho pubblicato delle storie in cui ero incazzata nera, tra l'altro. E poi sapete che io sono tipo buona e calma, poi a un certo punto mi girano. L'altro ieri ho toccato a Instagram perché appunto stavo guardando un programma in cui si parlava del caso genovese, quella ragazza che è stata abusata. Mi è partito il mondo perché sentir dire che lei comunque era in uno stato non lucido e quindi devi stare attenta, stanno i lupi. Come ho detto nelle stories, smettila di dire queste. Qui devo essere, sono su YouTube, devo essere un po' più pulita nel linguaggio. Smettetela di sparare sciocchezze infinitesimali, perché non è così. Perché a questo punto non ti puoi addormentare sul treno, un po' perdere un po' di lucidità perché c'è il lupo. Appunto, non è come, né dove, né qua, sono cose diverse. Se una persona non è lucida, fa male a se stessa, per quello che mi riguarda, va contro la legge, ma sono cacchi suoi, ok? Cioè, lui non deve importarci della vita degli altri finché non tocca la nostra. Le scelte personali. Oppure posso voler passare una serata con un ragazzo, quel ragazzo che mi piaceva, non sono molto lucida, però comunque so quello che vado a fare. Ma questo che vuol dire? Che mi dà il diritto di essere legata a un letto e tutto quello che è successo? Non posso entrare nei particolari? Non penso proprio. Quindi, per favore, non fate questi discorsi da gente che non ha mai visto il cortile, cioè oltre il cortile di casa propria, cioè perché il mondo proprio non funziona così. Certe cose che abbiamo sentito anche in luoghi sacri, ok? Che fai? Non vai più in chiesa? Smettila di andare in chiesa perché o andare a confessarti perché altri, sai, si sente, si sa ormai che i preti, ma cosa dite? Cioè, ma cosa dite? Per favore, cresciamo. Adesso sono molto più calma, ma nelle storie ci ho dato tipo di matto. Un discorso che ho riassunto in veramente pochi minuti, ma volevo ringraziarvi per tutti i messaggi perché ho capito che grazie al cielo ci sono persone intelligenti. Genti, uomini e donne. Come vedete, mi date un po' da parlare, tipo sono partita dal 2020 YouTube, sono passata per il virus, sono arrivata alle stories e tutto il resto. Torneranno gli in segreto, ci saranno i video delle tendenze, quest'anno abbiamo ritardato un botto ma ci sarà tutto, ragazzi, così come tantissimi altri video. Se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate quella cavolo di campanella per ricevere le notifiche, seguitemi su Instagram perché se non ricevete la notifica io lì ci sono sempre e non vi perdete le mie sparate. E grazie a tutti quelli che continuano ad acquistare il mio libro. Grazie, 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 grazie. Trovate le info per acquistarlo su Amazon. Giù nel box informazioni c'è il link diretto, oppure in tutte quante le librerie, basta richiederlo, oppure c'è già, lo trovate già. Grazie a tutti perché siete in tantissimi, mi mandate anche insomma la foto con il libro in mano, volete regalarlo a Natale, ve lo potete regalare, grazie mille. E soprattutto grazie perché so che vi è utile. Questo manuale d'amore vi è utile per non prendere fregature e fare cose giuste. Ciao raga, ci vediamo al prossimo video.